Buonasera a tutti da Meteogroane. Bastiamo guardare la cartina delle temperature registrate l'11 di febbraio sul nostro territorio del parco. A Bollate abbiamo registrato una minima di 0,1, a Cesate di 1,9 e a Ciriano Laghetto siamo andati sotto 0, meno 0,2. Le massime ancora alte, 13,9 a Bollate, 14 Cesate, 13,7 a Ciriano Laghetto, alte perché la giornata è soleggiata e l'aria fredda non era ancora entrata. Dalle immagini del satellite, guardate, adesso vi faccio vedere, vedete, ecco l'aria fredda, vedete, eccola qua, l'aria fredda che entra dalla porta della Bora, vedete questa linea nuvolosa e si dirige nella conca padana, la pianura padana. L'aria fredda, vedete, indicata dalla mia freccia, è proprio questa massa che va dal Regno Unito, scende verso la Francia, Germania, paesi scandinavi, est Europa, ecco che si dirige con il suo lembo e con la sua propaggine anche verso l'Italia, prima naturalmente settentrionale, poi investirà anche il centro-sud. Le perturbazioni rimangono un po' relegate a latitudini più alte. Questa aria fredda, guardate anche le Alpi, che bello come sono ben innevate, e questa aria fredda provocherà un po' di stau a ridosso delle prealpi, soprattutto quelle del Piemonte, ma anche un po' della Lombardia, con della nuvolosità che sarà presente tutto il giorno. Non è escluso anche qualche fiocco di neve durante la mattinata del 12 di febbraio. Guardiamo le temperature, guardate la massa d'aria fredda come si sta espandendo verso ovest, anche Parigi sotto 0, meno 3, guardate Monaco meno 12, Berlino meno 7, Varsavia meno 15, Praga meno 9, vedete l'aria fredda che sta entrando anche in pianura padana sulle Alpi, vedete come ci stiamo pian pianino raffreddando. Le precipitazioni relegate al Portogallo per la perturbazione che abbiamo già visto anche dal satellite, e poi mai le altre che sono passate nei giorni scorsi ormai sono prossime al Mar Nero. Allora, cosa ci riserva il tempo? Guardiamo il modello di reading. L'aria fredda sicuramente entra e ci rimarrà per alcuni giorni. Lo vediamo anche da questo, praticamente dal modello che ci fa vedere di 24 ore in 24 ore come la massa fredda, la vedete? Questi qui sono i colori della pressione, però dentro qui c'è proprio la massa fredda, come questa massa fredda rimane. Poi ci sarà qualche, praticamente un po' di attenuazione per ritornare nuovamente ancora massa fredda. Se infatti vi faccio vedere le temperature che ci saranno a livello di 1440 metri, vedete che se oggi siamo di questo colore con una temperatura di intorno ai 2 gradi a quell'altezza, vedete che già subito domani i colori cambiano, si va verso il blu più intenso, quasi viola, e lì le temperature sono ben più fredde, ok? Quindi ci aspettiamo il freddo in ingresso e in alcune regioni in Italia ci saranno anche delle nevicate proprio a quote quasi zero. Andiamo a guardare la carta al suolo prevista per il 12 di febbraio. Ecco, vedete una perturbazione che ormai si spegne praticamente sopra le Baleari verso la Sardegna. Le altre perturbazioni in Atlantico, l'alta pressione poi si dirige verso i paesi scandinavi e ne deriva che l'aria fredda, quella molto fredda, ecco, si dirige proprio verso l'Italia e l'Europa centro-meridionale. A questo punto andiamo a vedere allora le previsioni per i prossimi 3 giorni. Domani, che è il 12 di febbraio, qualche sparuto, tutto il giorno sarà coperto, qualche sparuto fiocco di neve è possibile vederlo. Più 0 la minima, più 3 la massima. Guardate che crollo, un crollo tra l'11 e il 12 di anche oltre 10 gradi. Sabato 13, cielo inizialmente coperto, poi si schiarisce, meno 2 la minima, più 2 la massima. Attenzione al ghiaccio. Domenica 14 ancora più freddo, la giornata sarà serena, però avremo meno 6 il mattino e probabilmente anche nelle zone scoperte anche oltre meno 7, meno 8. Più 4 la massima. Attenzione alle forti gelate e al ghiaccio. Vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un sereno venerdì 12 febbraio, ci risentiamo per il bollettino di domani. Arrivederci a tutti.